Danzando con Matisse, a cura di Paola Campanella. Henri Matisse nacque a Le Cateau-Cambrésis in Francia nel 1869. Figlio di un venditore di tessuti e di una modista, il pittore riversò sempre una piccola eco delle ricche fantasie dei tessuti che ebbe modo di apprezzare da giovane nei suoi quadri. Apprese l'arte di dipingere da ragazzo quando, un breve periodo di malattia, lo costrinse a letto. La madre gli regalò pennelli e colori e Matisse scoprì una passione che lo accompagnò per tutta la vita. Henri Matisse ebbe modo successivamente di esprimere la sua arte in vari modi, fu scultore, pittore e incisore. Il percorso che lo condusse a uno stile proprio inconfondibile conobbe numerose tappe, sperimentò vari linguaggi artistici del tempo, accostandosi inizialmente all'impressionismo, al pointillisme e addirittura al cubismo. Nell'ambito dei fauve, Matisse sviluppò i primi modi espressivi, nuovi e personali. Nel 1899 si recò a Parigi, qui condivise l'avventura dei fauve. Il 1899 fu anche per Matisse l'anno dell'acquisto di un dipinto di Cézanne, dal titolo Tre Bagnanti. Questo dipinto influenzerà Matisse in maniera consistente, diventando per lui un oggetto speciale, un dipinto ispiratore d'arte, al pari dei paesaggi da lui osservati durante numerosi viaggi. Il 15 ottobre del 1905 a Parigi si inaugurò il Salon d'Automne. Matisse espose un dipinto che suscitò forte scandalo per un uso dei colori che venne considerato dissacrante e provocatorio. Si trattava del noto Donna con cappello, dove Matisse ritrasse la moglie, ricalcando gli schemi tipici del ritratto convenzionale, ma con una filosofia e una tecnica del tutto nuove. Il termine stesso, fauve, cioè belve, derivò da una esclamazione di un critico che visitò la mostra di fronte a una piccola scultura dal gusto classicheggiante, l'opera di Marquet. Pronunciò la nota frase Donatello fra le belve. Fu proprio il dipinto esposto nel 1905 da Matisse una notorietà finora mai avuta e nonostante le polemiche sorte a causa dell'esposizione di Donna con cappello, i suoi dipinti cominciarono a essere acquistati da collezionisti e intenditori che ne intuirono la portata rivoluzionaria. Matisse, infatti, aveva svincolato il colore da ogni servitù all'oggetto reale, conferendovi un'autonomia mai sperimentata fino a quel punto. La stanza rossa è del 1908. Steso per ampie campiture omogenee e piatte, la joie de vivre presenta già il tema della danza. Nel 1909 Matisse, in seguito alla richiesta di un ricco industriale russo, collezionista di opere d'arte, realizzò il noto dipinto di grandi dimensioni dal titolo La danza. A questo dipinto se ne associava un altro facente parte dello stesso progetto, dal titolo La musica. Senza dubbio il più noto e apprezzato è oggi La danza esposto all'Ermitage di San Pietroburgo. I cinque personaggi di Matisse sembrano danzare intorno all'asse del mondo. È una danza sacra, simbolica, universale. Essa si sviluppa intorno ad un cerchio ideale che copre gran parte della superficie terrestre, quasi a indicare che gli uomini danzando sono più vicini alla dimensione del divino. Sono giganti, spiritualmente più grandi. I colori sono ridotti all'essenziale, il verde della terra, la natura, il rosato della carne, la dimensione umana, il blu del cielo, la dimensione spirituale. La danza evoca un movimento rotatorio continuo, secondo l'infinita linea del cerchio. Può non avere fine, ma la sua collocazione terrena tuttavia la rende umana. È una danza che propone movimenti ritmici e composti. È una danza senza tempo. È questa atemporalità, che sottolinea l'universalità, è indicata dalla nudità dei partecipanti. Argan, grande critico d'arte, ha definito la danza come il quadro della sintesi, della massima complessità espressa con la massima semplicità. Il ritmico procedere, quella velocità misurata che ne emerge e pare coinvolgerci, nasce dal rapporto tra questi due elementi, che non potremo mai comprendere se non appunto nella danza stessa.
L'arte di Matisse aveva mirato, a suo stesso dire, ad una serenità attraverso la semplificazione di idee e forme. E senza dubbio il grande dipinto testimonia di questa sua volontà espressiva. Successivamente, a causa della Prima Guerra Mondiale, anche l'arte di Matisse, per assumere una piega più malinconica, carica di quel dolore che in vario modo coinvolse molti artisti di quel tempo. Il dipinto pittore e modella è caratteristico di questa atmosfera. I colori sono cupi, le forme quasi geometriche. Dopo la guerra, tuttavia, l'artista riuscì a recuperare quella gioia che aveva caratterizzato gran parte della sua produzione e sperimentò nuove forme per esprimersi. Compie alcuni viaggi in cerca di nuova ispirazione, questa volta la trova in Italia. Nel 1925 approda un linguaggio più monumentale, a delle costruzioni che richiamano nuovamente la semplificazione dei primi anni del Novecento, arricchita però da diverse esigenze formali. Ne derivano dipinti come Nudo su fondo ornamentale, dove una monumentale donna si staglia su uno sfondo caratterizzato da elementi decorativi eterogenei, frutto di una contaminazione tra diverse culture incontrate durante i suoi viaggi e l'antica passione per le decorazioni dei tessuti che aveva amato da fanciullo. Le ultime opere di Matisse sono frutto di nuove invenzioni e tecniche come la gouache découpée, carte colorate a tempera ritagliate e incollate su carta, che daranno luogo a figurazioni come quella di Icaro, tratta dal libro da lui scritto e illustrato dal titolo Jazz, del 1947. In questa immagine, estrema sintesi di forma e colore, intravediamo la fine struggente di un artista che, verso la conclusione del suo percorso artistico e personale, conobbe problemi di salute tali da impedirgli di esercitare ancora con sufficiente vigore il mestiere dell'artista. Morirà nella sua amata Nizza nel novembre del 1953, dopo aver aperto la strada ai numerosi sviluppi dell'arte della seconda metà del Novecento.